Prima di ricominciare a sciare, ritroviamo l'ex sciatore azzurro Mirko De Florian e ascoltiamo qualche fondamentale tecnica di sciolinatura per una performance perfetta. Siamo con Armin Planker, skiman professionista tocco, che oggi ci spiegherà come preparare gli sci. Prima di iniziare con la sciolinatura è importante pulire lo sci. Abbiamo un diluente apposta che lo spruzziamo sulla soletta per liberarla dallo sporco che ha tirato su in pista. Pulito lo sci, proseguiamo con la sciolinatura a base di liquidi. Passato il liquido, adesso possiamo tirarlo con uno sughero. Nella sciolinatura differenziamo naturalmente la sciolinatura da agonista, dove abbiamo più tipi di scioline che si basano sulle temperature e sulle condizioni della neve. Normalmente dopo la sciolinatura l'ultima passata viene fatta con la spazzola. Con questo prodotto non serve spazzolare, lo sci è già pronto. Maranza, Valpusteria. Questo è il panorama del comprensorio Gischberg-Jochtal e da qui scenderemo con l'ex sciatore nazionale Arnold Rieder, che percorrerà per noi due piste del Dolomiti Superski, la Nisselwiese e la Family Slope. Per me tutto nella vita ha il suo tempo. Ho avuto una bellissima esperienza a fare l'atleta per più o meno 15 anni ad un alto livello e poi ha cominciato un'altra vita. Sicuramente di tutta la mia carriera la giornata più bella era a Sölden, dove ho fatto il quarto posto in Coppa del Mondo. Amici di Icarus, oggi ci troviamo nel comprensorio sciistico Gischberg-Jochtal. Partiamo dal nostro punto più alto della montagna, che è una pista rossa a un livello intermedio che qualunque persona che ha già fatto due curve può scendere tranquillamente, e poi ci portiamo sulla pista blu, che è la Family Slope. La somma di queste due piste sono più o meno 6 km, partendo da 2100 d'altitudine e si arriva a 1400 in paese. Come vedete dietro le mie spalle, questo tratto è ancora il tratto rosso ripido. Giù in fondo invece inizia la pista blu, che è la Family Slope, che ci porta fino in paese. Questo è l'inizio della Family Slope. Abbiamo una lunghezza di 2200 metri e un dislivello di 250 metri. Questa è una pista molto tranquilla, ideale per iniziare a sciare per un principiante che ha fatto 2-3 giorni la scuola di sci, si diverte, non trova difficoltà. Ci sono parecchi bambini perché gli piace proprio appena hanno imparato di imparare a mettere gli sci paralleli, di andare con una velocità adatta, e quindi è molto molto bella per i principianti. Ormai siamo arrivati alla fine della pista, proprio qui attaccato vediamo il parco dove i piccoli possono fare i primi passi sugli sci. Buongiorno Franz. Buongiorno. Tutto a posto? Sempre. Cosa ci fai da mangiare oggi? Per Icarus oggi prepariamo cannelli di fegato, un gnocco di spinaci, uno di porcini, uno di formaggio, pane a dadini, cipolla tagliata fina, speck, uova, latte, prezzemolo. Poi si fa un impasto, fai riposare una mezz'oretta, dopo prendi, li butti nell'acqua per 15-20 minuti e i cannelli sono pronti. Ecco, piatto pronto, vai e tirati sul morale. Mm.
Il nostro tour tra alcune delle più belle piste delle Dolomiti continua con altre due piste dal 9 marzo.